Ok, eccoci qua. Ultima video lezione sulla sociologia. Cercheremo, dopo l'approfondimento di alcuni concetti chiave, di ritornare ad uno sguardo dall'alto per capire bene di cosa abbiamo parlato. La sociologia, abbiamo detto, è una scienza della società. La società che cos'è? La società è un insieme di persone, di uomini, che vivono in uno stesso territorio, in una stessa comunità, perché questa vita in comune gli assicura dei vantaggi. Vantaggi in termini di sopravvivenza, vantaggi in termini di qualità della vita. Ma attenzione, nel momento in cui c'è una situazione di gruppo, potenzialmente, oltre che i benefici, le parti positive, abbiamo dei pericoli. Abbiamo dei pericoli che addirittura possono minacciare la sopravvivenza stessa del gruppo e della società. Per questo cosa succede? Succede che la nostra società, il nostro gruppo di riferimento, si organizza intorno a dei significati, intorno a dei valori, intorno a delle regole, intorno a dei comportamenti che sono condivisi. E questo non è la teoria tanto a dircelo, è la vostra esperienza. Abbiamo detto voi come membri di una società, sapete come comportarvi nel momento in cui vi muovete in questa società, sapete come comportarvi a scuola, sapete come comportarvi in pubblico, su un mezzo pubblico, come ci si comporta allo stadio, come si sta in giro, la notte, per esempio. Questo perché? E qui ci agganciamo al precedente tema, delle scienze sociali, la pedagogia. L'educazione, il processo di trasmissione dei valori di una cultura, ha come scopo la conservazione della cultura, la conservazione della società. Quindi, di fatto, le vecchie generazioni istruiscono, educano le nuove affinché queste nuove generazioni mantengano in vita la società. Quindi la società si deve conservare, se no muore. D'accordo? Allora, cosa succede? Il comportamento è disciplinato da quelle che il vostro libro chiama le norme sociali. D'accordo? Le norme sociali, senza andare ad approfondire, sono in generale quei comportamenti, quelle regole che ci dicono come comportarci a differenti livelli. D'accordo? Ogni società ha le sue norme, perché queste norme assicurano la sopravvivenza della società. Fino a qui ci siamo. Il secondo punto fondamentale di questa unità è questo: perché da un certo punto storico nasce la sociologia come scienza umana? La prima risposta è: nasce perché ci sono le premesse di questo nascere, perché abbiamo visto col metodo scientifico si incomincia a parlare di come debba essere organizzata una conoscenza per essere valida per tutti. D'accordo? Quali sono i criteri che deve avere? Il metodo, la pubblicità delle procedure, eccetera, eccetera. Questo ne abbiamo parlato, ok? E questo era parlare di scienza. Ma parlare di una scienza che riguarda la società ha senso nel momento in cui quella che è stata una lumaca, cioè la società nei suoi cambiamenti, nel corso storico, è stata lentissima, questi cambiamenti da una generazione all'altra sono stati minimi. Quindi la gente non si interrogava sul senso delle proprie esperienze, dei propri valori, di perché quel comportamento era tollerato e perché quell'altro era condannato. Quindi questa conservazione era molto più semplice, non c'erano dei traumi culturali all'interno di una stessa società. Quello che si faceva ieri si fa oggi, quello che facevano i miei nonni lo continuo a fare io, d'accordo? Quindi gli esempi, le regole, le norme, i comportamenti rimanevano uguali nel tempo, piccolissimi cambiamenti. Cos'è che succede? Che da un certo punto storico abbiamo detto, quindi la fase di industrializzazione, la nostra società incomincia a cambiare in maniera veloce. Quello che andava bene ieri non va più bene oggi. Il lavoro, tipo di lavoro che facevo ieri non va più bene oggi. Quindi questo, dal punto di vista pratico, diciamo, non crea tanti
avviene anche oggi, non crea tanti traumi. Le persone cambiano il proprio comportamento seguendo quello che fanno le altre persone, d'accordo? Anche ai tempi della quarantena è stato un cambiamento traumatico, ma ci sono state delle norme, abbiamo visto le altre persone seguire le norme e anche noi ci siamo adattati, quindi la nostra vita è cambiata tantissimo, qui proprio effettivamente dall'oggi al domani. Ciononostante, le trasformazioni sono avvenute e le abbiamo seguite, d'accordo? Attenzione, qual è il discorso? Dal punto di vista pratico, questo cambiamento lo facciamo tutti i giorni, l'hanno fatto al periodo dell'industrializzazione, ma spesso non sappiamo quali saranno le conseguenze di questi cambiamenti così veloci. Quindi dove stiamo andando? Allora, oggi, come ai tempi dell'industrializzazione, alcune persone si interrogano sul significato dei cambiamenti, vogliono riflettere sulle conseguenze che avranno questi cambiamenti nella società. Che cosa sta cambiando in così poco tempo? Quindi la sociologia nasce in questo periodo storico, quindi nel periodo della industrializzazione, perché per la prima volta c'è questa forte accelerazione e le persone incominciano a sganciarsi, cioè i valori, i comportamenti, le regole cambiano velocemente nel giro di una stessa vita. Allora cosa ci troviamo? Che la mia vita rispetto a quella di mio nonno è molto diversa. Oggi la vostra vita e quello che fate voi sarà molto diverso da quello che faranno i vostri figli tra meno di 20 anni. Questi cambiamenti così veloci richiedono che noi laddove non possiamo fermarci nella vita di tutti i giorni, ci fermiamo dal punto di vista della riflessione, cioè studiamo questi fenomeni prendendo dei dati e vedendo le conseguenze dei comportamenti delle persone, dei nuovi comportamenti delle persone rispetto al passato. Questo perché? Perché ogni giorno della nostra vita, un paese, una società, promulga delle leggi, crea delle leggi che cambiano il comportamento delle persone. Allora, per capire dove stiamo andando, bisogna anche analizzare i cambiamenti che ci stanno interessando. La sociologia si occupa di questo, di raccogliere dei dati che riguardano il comportamento delle persone, il cambiamento delle abitudini delle persone e di chiedersi: come stanno influendo sulla nostra vita in generale, sui nostri valori? Come quel cambiamento, per esempio, economico cambia il nostro modo di concepire la famiglia, la scuola, le amicizie? Allora, analizzare questi dati ci consente di capire dove stiamo andando e, se possibile, di cambiare la rotta. Quindi, la sociologia, come altre discipline umanistiche e scienze umane, ci dà la possibilità di riflettere su alcuni elementi della realtà importanti per le nostre scelte, perché la nostra società potrebbe, per esempio, seguendo come le mode, i comportamenti che cambiano di giorno in giorno, andare in direzioni che potrebbero portare alla autodistruzione della società, o perlomeno alla compromissione di alcune sue parti che magari sono appunto vitali e che danno un certo equilibrio alla società. Quindi, in definitiva, quello che facciamo, non a caso, appunto, abbiamo preso il primo esempio di un fenomeno che ha una fortissima attenzione sociologica, è quello della globalizzazione. Nel fenomeno appunto della globalizzazione ci rendiamo conto proprio di questo, come i nostri cambiamenti non solo siano molto veloci, ma siano sempre così veloci anche perché sono condivisi a livello mondiale da sempre un maggior numero di persone. Quindi le persone che appartengono a realtà diversissime nel mondo come storia, come valori, come comportamenti, ad un certo punto incominciano tutte a seguire queste regole, questi comportamenti diffusi e tutto ciò gli effetti di questi cambiamenti diventano sempre più potenti.
e decidono sempre di più la strada verso la quale si sta andando. Fermarsi a riflettere, per esempio, come quel video fa in maniera chiara, è importantissimo. Qual è l'effetto a lungo termine di una globalizzazione? La globalizzazione, abbiamo detto, ha degli effetti positivi, ma anche qui gli effetti positivi non sono gli unici. Aumentano le ricchezze, ma le ricchezze di chi? Che cosa aumentano anche? Forse aumentano anche il numero dei poveri presenti nel mondo. Quindi la realtà è complessa, le scelte che noi facciamo a livello politico hanno delle conseguenze e anche le nostre scelte della vita di tutti i giorni, seguire un certo comportamento o non seguirlo, hanno delle conseguenze. Quindi la sociologia ci vuole dare degli strumenti per la nostra vita anche quotidiana, per la nostra vita di cittadini, capire meglio il cambiamento della società che ci circonda. Ecco, io penso che questi siano i concetti principali che ci danno il senso dei discorsi che facciamo. Buon lavoro a tutti, alla prossima.